Oggi siamo qui con Winnie per rispondere a una domanda dei consumatori in relazione a quali sono gli alimenti consigliati per la gestione delle reazioni avverse agli alimenti. Allora, prima di tutto bisogna dire che abbiamo diverse tipologie, tra cui le allergie alimentari, che sono su base immunomediata. Ecco, in questo caso si può fare qualcosa, cioè possiamo andare a selezionare degli ingredienti che non siano più in grado di andare a stimolare il sistema immunitario e quindi scatenare una reazione avversa. Teniamo conto che non vi sono predisposizioni né di sesso né di età, anche se è stato descritto che spesso si verifica a partire dall'anno di età fino ai 5 anni. Quindi quel periodo lì è quello in cui possiamo vedere insorgere questa sintomatologia, che poi è una sintomatologia cutanea, una sintomatologia gastroenterica. Altri aspetti molto importanti sono, dal punto di vista della gestione alimentare, sono quelli di andare a selezionare l'alimento corretto, e questo un veterinario può assolutamente aiutarvi. Il veterinario ha due tipologie di approcci: o utilizza un alimento che va ad escludere alcuni ingredienti, che quindi assumono la denominazione di limited ingredients diet, selected diet, oppure si va verso delle diete che invece vengono chiamate idrolizzate. Quindi non ci si deve preoccupare eccessivamente quando si riscontra una patologia come questa, perché ormai in commercio sono disponibili molteplici possibilità a disposizione per i proprietari nella sua corretta gestione.